Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... Non riesco a guardarmi. Bacchette, ma oggi non è il solito video, attenzione. Perché oggi vi voglio parlare di un aspetto un po' diverso delle bacchette, che non è per forza l'aspetto del feeling che abbiamo con la bacchetta, se una bacchetta è più piccola, più grande, che punta apre, così funziona meglio, perché devo togliere la codiera, però se no si sente sempre zzzz. Vi voglio parlare più dell'aspetto... Andiamo sul computer e vi faccio vedere di cosa sto parlando. Ok ragazzi, eccoci sul sito. Se noi andiamo a cliccare qui su stampe custom, ci apre una pagina dove ci dice personalizzare le tue bacchette. Ci spiega tutte le cose. Ad esempio io voglio stampa tampografica, che dopo vi spiego cos'è, e clicco acquista ora. Entriamo in tutta quella parte del sito in cui possiamo andare a personalizzare qualsiasi bacchetta. Quindi io voglio provare le bacchette 5AG. Abbiamo due possibilità, io le voglio natural. Anziché aggiungerle al carrello subito, clicco su personalizza. Questo pulsante arancione e mi apre praticamente la finestra di progettazione della mia bacchetta. Cosa vuol dire? Vuol dire che io, come vedete, posso andare a mettere qualsiasi tipo di scritta. Ad esempio, se io metto una scritta qui, posso andarla a mettere e modificare, ovviamente posso scriverci cosa voglio, ma oltre a questo possiamo andare a mettere qualsiasi tipo di forma sempre sulla nostra bacchetta. I clip art, dove posso mettere ad esempio una batteria, posso ruotarla, posso farla più grande, più piccola, più stretta, quello che voglio. Oppure la vera figata è che posso andare su immagini e trascinare qualsiasi file. Adesso vi faccio vedere, trascino un file qui sopra, ecco qua, e se ci clicco sopra me la porta direttamente sulla bacchetta. Poi quando il mio logo mi piace, la bacchetta è a posto, clicco su acquista, gli dico se tampografia o incisione laser, che poi vi spiegherò dopo, cambiano anche i prezzi eccetera eccetera eccetera, e così la mia bacchetta è fatta. E adesso le ho proprio qui per farvele vedere, eccole qua. Tra l'altro, se vi siete persi l'unboxing su Instagram, malissimo, perché significa che non mi seguite, quindi mi raccomando seguitemi su Instagram, così vedete anche un po' altre cose che faccio, altri video, altri foto. Comunque le bacchette le ho proprio qui, sono veramente una figata pazzesca, perché guardate quanto sono fatte bene, quanto sono precise. Cioè la scritta drums di Gastrum Drums è veramente piccola e comunque si vede benissimo, e in più me la sono fatto fare su queste bacchette, come avete visto prima, le 5AGX, che sono delle bacchette che non ho mai provato, quindi vi dico alcune cose, se mi piacciono, se non mi piacciono eccetera eccetera eccetera. Allora, queste scritte sulle bacchette come funzionano? Per prima cosa ce ne sono di due tipi, perché le Evo Drumstick fa la tampografia, che è proprio questo modo qua che vi ho fatto vedere adesso di scrivere praticamente sulla bacchetta. E questa qua è una figata, perché? Perché a parte che è veramente precisissima e si possono fare anche delle scritte mini, anche se raga vi prego non mandategli a fare a Paolo delle scritte piccolissime o dei dettagli troppo troppo piccoli, perché sennò lui ve li fa, però è difficilissimo, quindi mandate delle cose fattibili. L'unico contro che ha è che questa, essendo una stampa, pian pianino, a forza di suonare, a forza di passargli la mano sopra, un po' va via la scritta, è alla fine la stessa del logo Evo, il modo è lo stesso e si chiama tampografia. Oltre a questo c'è un altro modo che... Dov'è? Ecco. Questo modo qua, che invece è fatto a laser, risulta un pochettino diverso, come potete vedere dalla scritta Evo che è fatta in tampografia, però ha pro e contro, anche questa come prima. Di pro sicuramente il fatto che questa, essendo fatta a laser, non sparirà mai, cioè rimarrà sempre perfettamente così come la vedete quando vi arriva. Usatela, non usatela, la scritta rimarrà sempre questa, perché è un'incisione, quindi non può andare via. Di contro ha il fatto che i dettagli sono un pochettino minori, quindi ve lo consiglio soprattutto se avete magari dei loghi, delle cose non troppo troppo piccoli, perché sennò rischiamo di perderli. Essendo un'incisione, i dettagli sono più difficili da fare. L'altro conto è che è un pochettino in rilievo, veramente pochissimo, però passandoci il dito lo sentiamo. Però raga, quando è che prendiamo una bacchetta in questo punto qua? Se la prendiamo normale, la bacchetta raga non arriva neanche alla scritta Evo. Se la prendiamo al contrario, come la prendo io ogni tanto, cioè non ci arriviamo a questa scritta. Non prendiamo mai le bacchette a metà così, quindi non è una cosa troppo problematica secondo me. Questo praticamente non voglio stare lì a dirvi il prezzo è questo eccetera eccetera, quelli ve li andate a vedere sul sito, che tanto vi lascio qui sotto in descrizione, come tra l'altro vi lascio sotto in descrizione il codice sconto che avete sempre per qualsiasi tipo di prodotto della Evo, ve lo lascio qui sotto, è un codice da mettere prima dell'acquisto finale delle bacchette. Dopo che cliccate su acquista e fate tutto quello che dovete, ricordatevi che in un punto prima di dire paga dovete inserire queste cifre ed è il codice sconto, e su tutto quello che avete comprato avete il 10%. Come avete
avete visto anche prima dal sito, con una ventina di euro abbiamo la nostra bacchetta aerografata, fatta a laser, in tampografia, come vogliamo. La figata è che questo prezzo qua, 20 euro, sembra tantissimo per una bacchetta, e lo è, però lo pagate una volta, il cliché si chiama, si paga una volta sola. Poi la volta dopo, comunque, quando volete di nuovo farvi fare una bacchetta con il vostro logo, farvi fare 10 bacchette con il vostro logo, andrete a pagare tipo un euro in più, non mi ricordo se 50 centesimi o un euro in più a bacchetta. Comunque molto 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 poco. Come? Ah, ecco, devo farvi vedere questa cosa perché è una figata pazzesca, mi sono preso benissimo. Eccola qua, la cover con il logo Gastio Drums, è una cosa fighissima. Praticamente a Paolo gli date il vostro modello di cellulare, il vostro logo, e lui ve lo fa su cover. Una figata perché è in sughero, quindi è antiscivolo, e sopra avete il vostro logo fatto veramente fighissimo. Scrivete a Paolo, tanto qui sotto in descrizione vi lascio la sua mail, il suo Instagram, il suo Facebook, quindi vi lascio tutto, gli scrivete, gli dite voglio anch'io la cover, e lui ve la fa, gli dite il modello, gli dite il logo, eccetera eccetera. Il video può finire qua, spero di avervi detto tutto. Ovviamente se non è così, se mi sono dimenticato qualcosa, chiedetemelo qui sotto nei commenti, ma chiedetemi qualsiasi cosa anche di altro, nel senso chiedetemi quello che volete. Come vi ho detto, vi lascio tutti i link che vi servono, il link per andare sul sito Gastube, Instagram, Facebook mio, Instagram, Facebook di Evo, il sito di Evo, come fa tutto. Io vi ricordo il codice sconto, raga, che trovate anche qui sotto, ci sarà una pappardella scritta qui sotto questo video, ma vabbè, fa niente, così avete tutto, quindi mi raccomando utilizzatelo, non dimenticatevi, perché sennò pagate di più. Vi ricordo ancora ovviamente di iscrivervi al canale e basta, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!